Finisce 1-0 la super sfida di Serie B tra il Palermo e il Genoa. Un Genoa favoritissimo, il Genoa che è la squadra favorita per questa Serie B. Ecco che invece il Palermo di Corini ferma, e lo fa soprattutto il Palermo di Corini, ma lo fa soprattutto Brunori. Un attaccante che fa gol come pochi, perché è appena entrato in un record particolare che ora vi diciamo, ma soprattutto fa sia l'attaccante che il difensore, perché non soltanto fa il gol dell'1-0, gol decisivo per battere la squadra chiaramente più importante di questa Serie B, ossia il Genoa, ma fa anche un salvataggio sulla linea incredibile su Bani, che difensore del Genoa oggi è stato il più pericoloso di fatto della squadra di Blesin. E quindi una vittoria importantissima per il Palermo. E quindi andiamo a analizzare questa sfida. Io prima di tutto vi ricordo di supportarci, quindi se volete anche altri post partita sulla Serie B, ma soprattutto sul Palermo, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like, e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa sfida. Una vittoria importante per un Palermo che andava a sfidare il Genoa di Blesin, che, diciamoci la verità, questo Genoa ha una squadra veramente quasi da Serie A, perché stiamo parlando di un Genoa che era in grado nel secondo tempo di far entrare giocatori di altissimo livello, perché giocava in attacco con Koda e Kuban, centrocampo giocatori come Badel, ma poi con i cambi ti rendi conto che squadra è. Entrano dalla panchina gente come Aramu, che è l'ex Venezia che ha la 10 sulle spalle, gente come Strootman, quindi gente di un certo livello. Bani e Dragosin nella coppia difensiva, Dragosin prodotto della Juventus, Bani ha giocato per una vita in Serie A, quindi stiamo parlando di una squadra che alla fine ha giocato quasi con 4-5 punte, ma la differenza la fa proprio l'attacco, perché se da un lato c'è Ekuban, che è un attaccante molto agile, molto bravo, ma che sottoporta un istinto del gol pari a zero, perché si divora due occasioni clamorose, soprattutto una all'inizio del primo tempo, dall'altro lato c'è un Brunori che ha un senso del gol spaventoso, e la statistica di cui parlavamo era proprio questa, cioè ha fatto il suo 28esimo gol nell'anno solare 2022, quindi 28 gol nel 2022, ha superato il record di un certo Luca Toni, che nel 2004 aveva appunto fatto ben 27 gol. Di fatto questo Brunori è entrato totalmente nei cuori tifosi del Palermo, che quindi vanno il Genoa era a 8 punti, il Palermo con questa vittoria va a 7 punti, a soli 2 punti dalla vetta, quindi un primo posto che si avvicina per il Palermo. È chiaro che stiamo parlando della Serie B e quest'anno sarà una molto complicata, perché sappiamo che c'è il Palermo, c'è il Genoa, c'è Frosinone, Ascoli, Brescia, ma soprattutto Parma, Bari, Spal, Cagliari, Benevento. È una Serie B che è praticamente molto simile a una Serie A, quindi non sarà facile per il Palermo, ma con un Brunori del genere sarà sicuramente più facile cercare di raggiungere il sogno della Serie A.